Vi ricordate qualche mese fa quando vi ho raccontato della volontà di comprarmi un portabiciclette per auto? Beh, è arrivato il momento di presentarvi il modello che mi sono comprato. Eccolo qua, questo è il modello dell'Elite, nuovo di pacca. Adesso andiamo a fare l'unboxing e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Andiamo! Eccolo qua, quindi il pacco arrivatomi da Elite. Andiamo subito adesso a vedere che cosa si nasconde al suo interno. Eccolo qua, qua dentro abbiamo ancora un'altra scatola di volume e dimensione ancora più piccolo. Eccolo qua ragazzi, qua dentro si nasconde il Sanremo Race Look Packaging originale Elite. Eccolo qua, questo è la confezione originale del dispositivo porta biciclette da tetto di Elite. Questo dispositivo va fissato sulle barre trasversali di un qualsiasi porta pacchi. La sua conformazione e le sue caratteristiche e strutturali lo rendono idoneo a qualsiasi tipo di vettura e soprattutto a qualsiasi tipo di bicicletta. Eccolo qua ragazzi, qua abbiamo le istruzioni per l'uso in ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 lingue differenti che poggio qua. Poi abbiamo tutta una serie di viti e quant'altro e poi abbiamo il vero e proprio porta biciclette. Eccolo qua, questo è il pezzo anteriore, sì, che lo metto momentaneamente qua e successivamente eccolo qua. Qua abbiamo anche gli altri pezzi posteriori. Adesso andiamo a montare il portabiciclette Elite Sanremo Race Look sulla macchina. Andiamo! Eccoci qua, per montare il portabiciclette dell'Elite Sanremo Race Look occorre soltanto una chiave a brucola che è già presente nella confezione. Il montaggio è semplicissimo e le istruzioni ci permetteranno di effettuare il montaggio passo passo senza commettere errori. Per prima cosa occorre aprire il blocco del portabicicletta con l'apposita chiavina. Eccolo qua, vedete? Apertura molto semplice. Una volta aperto occorrerà sfilare, ecco qua, questa piccola slitta per permettere l'ingresso della vite qua dentro. Passo successivo. Questa saponetta che va inserita ovviamente sotto la barra portapacchi per fissare il Sanremo Race Look alla barra. Ok, la prima parte del portabicicletta è stata montata, adesso mancherà soltanto la parte posteriore e il principio è esattamente lo stesso. Sempre due viti da fissare al portapacchi e al portaruota posteriore.
Ok, a questo punto è arrivato il momento di mettere la bicicletta sul porta bici. Prima però dobbiamo togliere la ruota anteriore, perché quel modello di porta bicicletta si innesta direttamente sull'aggancio della forcella, come se fosse un aggancio rapido. Andiamo. Sulla macchina, un'operazione molto semplice che richiede davvero pochi minuti, ma soprattutto è alla portata di tutti. Questo portabiciclette ha dei limiti: in autostrada e in superstrada non si possono superare 110 km orari ed ha un carico massimo di 15 kg. Quindi, quando utilizzate questo tipo di portabicicletta, ricordatevi sempre questi due numeri: 15 kg carico massimo, 110 km orari come velocità massima con la bicicletta montata sulla macchina. Altra accortezza: quando montate la bicicletta sul tettino, mettete magari una piccola fascetta sul vostro volante della macchina, in modo da ricordarvi che avete un carico abbastanza alto sopra il tetto, e questo eviterà sicuramente di sfracellare la bicicletta sotto un garage, sotto un ponte molto ma molto basso. Troverete tutto in descrizione. Io ringrazio tantissimo Elite che mi ha fornito in prova il Sanremo Look Race. Spero che questa collaborazione continui. Grazie a tutti, grazie a Elite, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!